Ciao ragazze, questo sarà un video review di alcuni pennelli dupe dei Real Techniques. Sono praticamente un po' di pennelli, vi anticipo. Sono tutti questi pennelli qui e alcuni li ho acquistati su AliExpress, altri, questi rosa, che sono quattro pennelli occhi, eccoli. Invece li ho acquistati su. Dato che io ho un po' di pennelli Real Techniques originali, vi farò appunto un paragone e quindi vi spiegherò un po' come sono secondo me questi pennelli dupes. E io ho preso questi quattro pennelli e poi uno zainetto bellissimo. Questi sono i quattro pennelli e sono della Mange. La Mange è un marchio asiatico che fa appunto pennelli dupe. Io ho altri tre pennelli di questo marchio qui acquistati su eBay per 1,80 € l'uno. Sono quei pennelli gialli che vi faccio vedere spesso. Ecco qui gli altri tre pennelli Mange. E questi sono tre pennelli da viso che io avevo acquistato tantissimo tempo fa su eBay. Non ve ne ho mai parlato perché non mi piacciono particolarmente. Hanno delle setole molto rigide, sono perfetti per ovviamente i prodotti in crema, però non mi hanno mai entusiasmato più di tanto perché essendo molto rigidi. Non li riesco proprio a molto manovrare, mi si stanca la mano e poi sono molto ma molto pesanti. Ma soprattutto questa loro compattezza di setole non mi ha mai convinto. Quindi sì, li utilizzo, ma li utilizzo quando ho praticamente tutti i pennelli sporchi. Non sono proprio malvagi, ecco. Considerando che li ho pagati 1,80 € l'uno. Sono quei pennelli che ho acquistato semplicemente perché volevo degli altri pennelli per i fondotinta e non lo so, non vi so spiegare come mai non mi abbiano mai convinta più di tanto. Non mi piacciono granché. Ecco, ho dei pennelli, cioè ho acquistato, rispetto ai pennelli che vedrete adesso, sono di una qualità molto ma molto più scarsa e lo si può vedere proprio dal tipo di setola che è completamente diversa dai simil Real Techniques. Simile infatti è la setola che compone i pennelli da occhi, sempre di questa marca Mange. Sono arrivati in poco perché mi sembra che spedisce dalla Germania. E mi piacciono davvero tanto. Lì per lì ho detto: ma saranno dei pennelli che non utilizzerò per niente. Ma da quando mi sono arrivati, questi pennelli li utilizzo giornalmente. Li utilizzo per il correttore, li utilizzo per sfumare nella piega dell'occhio e dare una sfumatura molto ampia, per applicare e sfumare l'ombretto qui sotto, perché io spesso ultimamente sto applicando. Tranne oggi, vabbè, ma non avevo niente sotto mano. Applico l'ombretto qui sotto e lo sfumo molto ma molto basso. E poi quest'altro pennello ci applico l'illuminante o vado a fare altri lavori con il correttore o anche un po' con il fondotinta se magari non lo voglio applicare su tutto il viso. Quindi devo dire che sono delle setole morbidissime, ma non quel morbido flaccido. Quindi riesce, per esempio, questi due sono molto compatti, soprattutto questo a penna, sono molto compatti, quindi sono perfetti per applicare il prodotto e poi eventualmente andarlo un po' a sfumare. Quindi devo dire che sono promossi questi pennelli, uno dei quattro. Non mi ricordo quale, è arrivato con il manico sganciato dalla parte in acciaio, però mi è bastato incollarlo con l'attac
e adesso sono solidi. Gli altri erano tutti solidi, forse era questo a penna che è arrivato scollato, però vabbè, non c'è assolutissimamente problema. E il manico è molto leggero, è un pennello molto leggero ed è in simil legno, quindi trucciolato, non è di plastica, ecco, quindi non risulta pesante. Invece questi risultano comunque più pesanti. Questo set mi sembra che costa pochissimo, sui 4 dollari, però non ne sono certa, quindi vi scrivo adesso il prezzo e poi vi linko nel box informazioni il link di questo set, che devo dire è arrivato in tempi brevissimi, quindi è sicuramente un sito che per ora ha il suo perché. Ma adesso veniamo a noi. Il mese scorso, dopo aver visto un video di Ornella, Ornitorella, che saluto, mi è venuta voglia di fare qualche ordine su AliExpress. In realtà ero partita con l'idea di cercare una cintura per i pennelli, che ho poi trovato, ne ho trovate diverse, e mi è arrivata ed è bellissima. Ve la faccio vedere già che mi trovo. La cintura in questione portapennelli è questa qui, molto grande, molto capiente, ed ha mille tasche. Ha questa tasca gigante, questa portapennelli, quest'altra sempre portapennelli e poi queste due taschine. Scusate. E poi ha questo lembo che va a proteggere tutti i pennelli. E poi ha la sua cinturina che si chiude così. Molto comoda, molto pratica e non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque vi scrivo il link nell'info box se siete truccatrici anche voi e avete bisogno di una cintura. Dopo aver preso quella cintura ho pensato, beh, mi serve un altro set di pennelli, perché i pennelli non sono mai troppi, anzi... Più pennelli si hanno, meglio è, soprattutto quando appunto si è truccatrice, quindi si hanno magari dei pennelli che si usa solo per noi e altri pennelli da usare sulle clienti. Io ho acquistato questo set di 14 pennelli su AliExpress e sono strafelice perché sia la cintura che i pennelli... mi sembra che fanno parte dello stesso store, però non vorrei dire una baggianata. Comunque entrambi i prodotti sono arrivati in neanche un mese, penso in 3 settimane. È arrivato, questo set è arrivato in una busta bianca, dentro tutta bollata, e ogni pennello era incelofanato nella sua bustina. Procediamo con l'analisi di questo set, composto appunto di 14 pennelli. Alcuni pennelli, praticamente i pennelli da viso, quindi devo dire che sono essenzialmente identici questi due pennelli e sono contenta che ci sia questo il blush brush, perché spesso questo lo sporco e quindi non ho mai un pennello di ricambio. Poi il pennello da cipria si differenzia dal Real Techniques che mi ha regalato un'amica, che saluto, Rosa. E si differenzia perché le misure sono diverse e anche la costruzione del pennello è diversa, nel senso che qui il pennello, essendo schiacciato, apre un po' le setole, invece qui il pennello, sempre per la questione che il manico, la fine proprio del manico, non abbraccia e non stringe le setole, è un po' più aperto. È un po' più aperto ma nello stesso tempo compatto, nel senso che comunque le setole restano tondeggianti, invece qui assumono una forma un po' più aperta e un po' più ovale, però
setole morbidissime, si lavano e si asciugano in maniera veloce e perfetta, quindi non c'è alcun problema. Poi c'è un mini stipple brush, è molto simile al buffing brush, ma questo invece è proprio piatto, è un flat buchi, quindi simile più o meno a questo qui, solo che questo è un po' più scampanato, un po' più aperto. Con questo ci applico generalmente la cipria quando non applico il fondotinta e quindi vado a fissare in alcune parti la cipria, però è perfetto per qualsiasi cosa, anche per il fondotinta liquido. Poi c'è questo pennello qui che è il rifacimento di un pennello Real Techniques, di cui però non so il nome, è il nuovo pennello per stendere il fondotinta. Alcuni di questi pennelli hanno una piccola setola che fuoriesce e che poi vi faccio vedere da vicino. È una setola nera che arriva fin quassù e che esce appena appena. Ma voglio dire, anche se una setola fuoriesce, non ci interessa più di tanto. È schiacciato qui, quindi è perfetto sia per applicare il fondotinta, ma io l'ho usato anche per fare il contouring del viso. In realtà il contouring del viso andrebbe fatto con questo qui e mi sembra che questa forma sia stata pensata proprio per fare il contouring. Infatti ha una setola un po' più rigida, quindi perfetta per andare ad applicare, fare il contouring e lo sculpting. Alcuni di questi pennelli, ossia tutti i pennelli con il manico nero, che in questo caso è gommato, a differenza di questo bianco che è plasticoso, hanno la scritta Sedona. La Sedona Lace è un marchio che fa pennelli. Questo non l'ho ancora mai usato. Poi abbiamo il pennello a lingua di gatto per applicare il fondotinta. Anche questo non l'ho ancora mai usato perché non ho ancora riniziato ad usare i fondotinta liquidi. Ma setole giuste, nel senso non sono né troppo morbide né troppo compatte, quindi dovrebbe essere effettivamente buono per stendere il fondotinta liquido. Abbiamo poi quest'altro pennello che può essere usato sia per fare il contouring sia per applicare l'highlighter o anche per applicare il correttore qui sotto per magari fare una zona chiara. Se sentite caos, è Topazio che vuole entrare e che quindi batte contro la finestra del balcone. Morbidissimo questo, è un po' più a goccia, sembra praticamente la versione mignon di questo qui. Poi abbiamo due pennelli cicciottosi, uno più cicciotto e uno un po' più sfinato. Questo qui io lo utilizzo per applicare il correttore per sfumarlo, ma con questo pennello si può fare di tutto, ecco. È molto morbido, ma nello stesso tempo compatto, quindi bello, bello, bello. Quest'altro pennello è praticamente la copia esatta del Deluxe Crease Brush, ma in versione gigante cicciottoso, nel senso che è costruito alla stessa maniera. E con questo l'ho usato, ma non mi ricordo perché cosa l'ho usato. Ah, sì, l'ho usato per applicare la cipria e andare a fissare il correttore. Molto carino questo pennello. Poi un pennello per applicare l'ombretto, ma bello grande e cicciottoso. È questo qui, la giusta forma per applicare una colorazione unica di ombretto o magari se avete un occhio molto molto grande. Poi abbiamo un altro pennellino a lingua di gatto per applicare l'ombretto e questo che dire, sembra il pennello di Urban Decay, costruito alla stessa identica maniera, non ho dupe dei Real Techniques, nei Real Techniques. Molto buono. Poi due pennelli a setole piatte, questo qui molto simile al pennello precedente della Real Techniques, il Brow Brush, che però è inutilizzabile, io praticamente non utilizzo quasi mai,
perché è cicciottello. Questo è un po' più sottile rispetto al Real Techniques. E, non so se si riesce a vedere, e, però non l'ho ancora mai usato. In ogni caso io lo userei solo per andare ad applicare l'eyeliner con una matita o con un ombretto e poi andarlo un po' a sfumare, oppure applicare l'eyeliner, oppure applicare l'ombretto qui sotto. E poi c'è questo pennello qui, fatto in questa maniera, tagliato, ma che non ho idea per cosa sia stato studiato, quindi non l'ho ancora testato. Uno dei pennelli che aspettavo con più ansia era quello per eyeliner, che ieri ho un attimo spampanato quando ho lavato. È questo qui, ed è la bella copia dell'odiosissimo Pixel Point Eyeliner Brush, che io non so come abbiano studiato le Pixie Woo, ma è davvero gigante per fare una riga di eyeliner. Questo invece è il giusto, la giusta misura per andare ad applicare l'eyeliner. Era perfetto, io ho un attimo tirato fuori un paio di setole mentre lo reinserivo nella sua piccola, nel suo piccolo cappuccio, quindi mi sa che oramai devo attendere il prossimo lavaggio. Quindi che dire, sono davvero felicissima per questi pennelli, soprattutto perché sono morbidi, si lavano bene e si asciugano in fretta. Sono arrivati in pochissimo, perché sono arrivati in 3 settimane, e non fa niente se ci sono questi pennelli, questi 4 pennelli che hanno il manico bianco.